subito alla periferia di Bangkok, capitale della Thailandia, si incontrano le avanguardie della giungla. Il dilagare e impaludarsi delle acque del Menam favorisce la coltivazione del riso, che è l'alimento nazionale. Queste mondine d'Oriente preparano i mannelli per caricarli sulle sampan, le barche del Siam. A 70 km dalla capitale sorge la nuova pagoda del Nakhon Pathom. Invece il Wat Prakeo, tempio del Buddha di Smeraldo, che è anche la cappella reale, sorge nel centro di Bangkok. Sentinelle di pietra e di metallo sono qui da due secoli al loro posto di guardia. Di diaspro verde, il grande Buddha, ricoperto ora da un scialle di lana, che siede tra le guglie di stile siamese. Invitati dal cartellone, Lualdi e il ministro Ferretti hanno raggiunto lo stadio. Sul ritmo del tamburo orizzontale, il piffero canterà la sua nenia anche dopo il colpo di campana che ha chiamato i pugili sul ring. Breve preghiera sotto il quadrato. Poi l'atleta in vestaglia saluta il pubblico e i secondi infilano i guantoni al combattente. Ma i preliminari religiosi non sono finiti. Breve raccoglimento sul quadrato. Il mulinello degli avambracci fa ancora parte del cerimoniale propiziatorio. Anche quando gli avversari prendono contatto, lo spettacolo per noi è assolutamente nuovo. Un pugilato dove i pugni passano in seconda linea, perché offensiva e difensiva si affidano in prevalenza ai calci e alle ginocchiate. Una specie di lotta libera. Tutti i colpi sono permessi, salvo i morsi. Alla terza ripresa uno è crollato. La musica si interrompe e il computo dell'arbitro sancisce il fuori combattimento.